Buon salve! Buon salve! Torniamo finalmente sul canale di Forchetta con un nuovo video. Tappa buchi! Stavolta non proveremo uova di Pasqua come l'ultima volta, anche perché non è Pasqua. Esatto. Ma proveremo del cibo americano. Ma perché? Perché? Del cibo perché? Americano? Perché non asiatico? Dall'altra parte dell'oceano, anche l'Asia. No, è più vicino. Perché il sottoscritto, quest'estate, sotto il nome di Forchetta, è andato a girare un format tutto americano sulla costa californiana. Per rivedere tutta l'avventura potete vedere le mie storie in evidenza. Inserirà in questo punto. Voglio quest'altro punto camera. Allora, la costa californiana è il posto più costoso del pianeta Terra. Sono stato a comprare dei souvenir. Questi souvenir mi sono costati $200. Quanti ne ho comprati? 4! 4! Ragazzi, basta. Quindi con quei $20 che mi erano rimasti sono andato al supermercato e ho fatto una spesa di cazzate da mangiare. Oltre a portare un souvenir, porto a casa un contenuto. Quindi oltre a vestire... Investire, il proprio. E iniziamo col salato. Allora, che cosa abbiamo? Queste cose qui. Perfetto! Drop. No, perché si spacca tutto. I primi sono dei pretzel pit. Bacon e cheddar. Quindi dei pretzel. Smoky, quindi affumicato anche. No? Ah, sono pretzel. Sono pretzel. Odore. Beh. No, non male. Sai di che sa? Ti ricordi quei pezzetti quadrati che comprendi ai macchinette? Sa di croccantelle! America, ma che cazzo ne sapete voi? Noi in realtà vorremmo anche dare dei voti. Gusto. Americanità. Packaging. Il packaging io già lo darei da adesso perché ecco okay, qua. Rispetta esattamente quello che c'è dentro. Attenzione, facciamo vedere questo packaging. Questo è un packaging onesto. Ma vediamo il gusto. Ottimo. Con la birra da paura. Da paura però. Sa proprio del bacon. Quindi il packaging da 1 a 5. Da 1 a 5 il packaging. Da 1 a 5 packaging. 4. Perché secondo me è molto onesto, però non è bellissimo. Sì, 4. Prima il gusto, ne mangio l'ultimo perché effettivamente sono buoni. Stiamo sul 4,5-4. Gusto. Cioè non smetterei di mangiare. Non stuccano zero. E americanità? Non tantissimo. Due. Cioè nel senso perché è un gusto che comunque in Italia lo trovi, cioè. Quanti sono? Sono parecchi. Regà, volete un po'? No, che ti avvicini a fare? Non c'è bisogno. 3, 2, 1. Io mi chiamo Emanuele Vagli e sono il nuovo montatore di Forchetta. Io sono Jacopo Saracino e sono l'autore di Forchetta. Forse autore di Forchetta sembra un po' troppo autore di Forchetta, cioè l'ho creato io, non lo so. Palesemente i croccantelle, come diceva. Non ho già parlato ai nostri colleghi, quindi non... Collega ci sarà il capo. Oh. Croccantelle fatte meglio. A me piacciono le cose americane, faccio un po' schifo. Come gusto io gli darei un bel... Io 5. Io 4,5 magari, 5 forse. Fidatevi di zio Ema. Americanità. Non sono così americani. Cioè, rispetto al fatto che noi abbiamo le croccantelle, non credo che sia. Ma perché sta cosa del bacon e del cheddar rende tutto un po' americano. Però sì, effettivamente non hanno nulla di americano, quindi 2. Il packaging. A me piace. No, non è un brutto. Passiamo al secondo prodotto. Beef jerky alla salsa teriyaki. Queste sono come le coppiette da riccia, però americane. Attenzione, ho visto una cosa. Capito. Ragazzi. Per l'umidità, contro le darme. Comunque la marca è Jack Links e questa è molto più Americans di quest'altro. Il packaging. Il packaging totalmente. Richiudibile. Pazzo di... C'è del barbecue. Non di teriyaki quindi. Senti. Del barbecue... No vabbè. Non lo so bro. Barbecue, queste so, l'odore... Delle costette le cosiddette le costine quelle dei Roadhouse. Ma tu dici le ribs bravo le ribs. L'odore è quello. C'è metà no, no bro. A me sta cosa che ci sta questo attaccato. Allora, io sono stato in Norvegia. In Norvegia mangiavo parecchia carne di renna essiccata. L'odore mi ha riportato proprio in quello spazio bianco innevato. Chi è devo che ha detto che assomigliavano le coppiette? La consistenza è buona. Se stanchi mi mangi tutta la scatola. È un po' plastica. L'ultimo giorno in Norvegia poi alla fine mi sono sentito male per colpa di quella carne di renna del cazzo. E mi sta risalendo un po'
Il packaging è da 4 comunque. Pure questo è da 4. Bello americaneggiante. Gusto? No, però 2. Ah, io dico 3. Tu dici 3, oh, città. 1. No, vabbè, 1 no, però. Vabbè, 2 perché due. È buona consistenza. Non sanno di niente, cioè, non mi ricordo, però. Un salate. All'americanità, è americanissimo. Quanto gli diamo? 4. È alta, dai, 4 forza. È alta. 4. Quindi farei un 4. Io dico 3 perché non c'è. Si richiude anche, eh? Ma sì, ma questo qua lo fa pure il parmigiano e il pecorino a casa mia. Terzo prodotto. Terzo. Per il salato. Queste, vabbè, sono famosissime. Cheetos Crunchy Flamin' Hot. Ah, questi sono piccanti. Dovrebbero essere le più piccanti. Proprio roba da latte dopo. Speriamo di no, perché il latte ce l'avevo. Per me, se una cosa non ti fa piangere, non è piccante. No, piccante. No. Dai. No, bro. No. Cioè, non ho mai visto una patatina così rossa. No, è rossa. No. No. Mamma mia. Senti che botte sul naso. Questo è un cazzo, bro. Mannaggia. Ma spade laser. Ma aspettavo molto peggio, eh. Dai, mangio 3. Vedete bene. 3. Bello infame, oh. L'afta. Piccante, un po' sale. Sono buonissimi, non piccano dopo. È strachimica sta roba. Packaging molto bello comunque, è il logo della Madonna. 4 e mezzo. 4 e mezzo. A me il packaging sembra un po' quello là dei cereali Kellogg's. Anche il font del... Di Cheetos. Di Cheetos può essere. Ma forse il suono, Cheetos, Kellogg's. Cereali Kellogg's. Palle. Ok, quindi packaging? No, comunque è carino, non mi sembra niente però... Cioè, ci sta, è americano. 4. Packaging? Sì. Sì, 4 va bene. 4. Gusto? Buone. Per me 4. 3. Ci sta. Adesso sono un po' piccanti, eh. In gola tantissimo. Il gusto a me non è dispiaciuto, però, cioè, una patatina piccante. No, ci sono essere... Per essere patatine piccanti sono buone. 4. Tutto 4. 4. Americanità. 4 almeno. 4. Un altro 4. Americanità? Ma nemmeno troppissimo. Allora sì, perché hai esagerato come loro. Al prossimo! Passiamo ai dolci. A fare questo video ci hanno aiutato gli amici di American Candy Corner. Questo pacchetto, vabbè, si è aperto nel trasporto purtroppo. Queste sono le Sour Punch, che sarebbero delle caramelle super acide. E sicuramente ci sarà chi piacciono. Sicuramente si sono rovinate perché il pacchetto si è aperto. Però c'è lo zucchero sulla foto, lo zucchero non c'è. Dice che so acide ma non so acide. Non sanno di un cazzo. A me piace più il salato del dolce, non ce la faccio. Sono su, caramelle chimiche, cioè non c'è. Sì, sì, cosa... esatto. Packaging. È bello, bel packaging. Bel packaging. 3. Di più no, dai. 3. Okay, packaging? Packaging carino, secondo me, particolare, sono pure le faccine. Vabbè, dai, 3. Un bel accostamento di colori. Sapore? È così, 2. Ragazzi, così 2, pure 1. Anche 1. Non continuare a mangiare, 1. Mai. 1. 3 per la consistenza, se no sarebbe 4. Io dico 2. La consistenza sarebbe 2. Americanità? Vai in negozio e vende caramelle, cioè sono più buone di queste. Sì, quindi... sono più buone di queste. Americanità, Americanità 2, cioè 2. Nel senso. 1. Le trovi tranquillamente anche in Italia. Adesso c'è quello che stavo aspettando. Si chiamano Juicy Drop Gummies. E sono delle caramelle al cui accanto ti danno una penna. Vabbè, ma fanno cagà. Spruzzi del liquido. Spruzzi del liquido. Cioè, con una penna spruzzi del liquido. Ma intanto prendine una. E ci devo mettere questa sbobba sopra. Ce la mettiamo. Queste sono molto ludiche. Queste sono molto ludiche. Sì. Ci concedono energia, è vero. Ci fanno divertire. Anche questa ha gusto mora, comunque. Sì, dai. Ma pare che stiamo a giocare, veramente. A me non piace. Madonna, che merda. Poi questa è geniale, eh. Pink. Dai, queste sono facili. Mamma mia. Qua zucchero sissimissimissimissimissimo. Questi poi i bambini. Poi dici pesano 2 piotte. Normale. Un po' di più. Sì. Basta. Un occhio di bue. Una sgocciola secondo voi. Oh. Vabbè. Una sgocciola. No. Questo è un punto a favore. Ma perché dovrebbe? Il problema è il problema è questa. Le caramelle sono buone. Il problema è questa merda. Packaging 5 per forza. Senza packaging, ragazzi, 5 con penna, tutta brandizzata, 5. Packaging bello. Io gli darei un 5. No, pure io 5 al packaging. Americanità 5.
5, vabbè, 5. Chi cazzo ne fa sta roba? Cioè? Americanità. 5. Beh, mazza 5. Queste molto americane. Infatti sono una merda. Gusto? Io direi almeno 3. Anch'io, dai, 3. Gusto personalmente. 2. 1,5. Vabbè, andiamo alla prossima. Andiamo alla prossima, dai. Oreo, vai. Sarebbero gli Oreo al gusto gelato. Partiamo dall'inizio. Si apre come le salviette per pulire. A me la cosa delle salviettine piace molto, in realtà. Io e lui abbiamo una cosa che ci accomuna tra le tante. Che abbiamo una donna delle pulizie che viene dall'estero. Questa donna delle pulizie che mi ha fatto un dolce, sa di quel dolce. Si capisce un cazzo, giusto? È un biscotto con lo zucchero. Oh. Colorato. Penso che questa sia una tresciata e penso che gli americani dovrebbero farsi vedere. Packaging 2. Perché c'è sta cosa dei serviettini umidificate. Dai, io 3. Gusto. 4, 4,5. 4,5. 4,5. Per me non lo so, 3. Ma te per il biscotto, perché sennò... 2, io 2. 2. 2, americanità. Al gelato napoletano, zio. Vabbè, ma quello là ovunque lo fai, non, cioè, non, ma poi napoletano che vuol dire gelato napoletano, scusate. Americanità, 4. 4. Ci sta. Prossimo. Bravi. Allora, questi qua sono quelli che è Stranger Things 1, c'è sta il bambino senza denti che si mangia sempre quelli. Come si chiama il bimbo senza denti? 6ix9ine. No, ma che due? Facciamo vedere la camera. Ma c'è la crema dentro? Cioè, sì, è quello il problema. Dovrebbe essere tipo plum cake con dentro una roba. A me manco il plum cake piace. Dai, ma è buono. Sì, guarda. A me sono proprio quelle che mi ispirano. Le cose sotto? Sì. Buone. Buono? No. Raga, allora, noi italiani questa roba non la possiamo mangiare. Certo. Ma non è che erano scaduti, non credo, perché la signora è stata tanto carina, però... La prima volta in cui non è riempito bene e non mi dispiace come cosa. Questo non ci siamo proprio, eh. Non ci siamo... Ah, beh, è terribile. Sta dei piedi, eh. Eh sì, no, è sta dei piedi. Piedi. Buttare... Ecco qua. Gusto 1. Gusto... Anche 0. Anche 0. Anche 0. Anche 0. Ma a me... Tiro. Io meno di 3 non gli posso dare. A gusto. Io gli do 2. E americanità, non lo so, non so che dire americanità, perché non mi è piaciuto proprio. Non so che dolce. Non è americanità. Non so che merendine si mangiano loro. No, fa cagare. 2 pure questo. 2. Secondo me non è la... Dai, però sono tipici questi. Tipici? Boh, 4. 4. Mi fido di voi. Madonna, questi sembrano cattivi, eh. Wagon Wheels. Epic Inside. Dentro epici. Ah, madonna. La tosca. Allora, c'è scritto. La leggendaria esperienza del biscotto. Mallow, che okay. Marshmallow, no, ti prego. Sì, sì, sì. Come sì, sì, sì. Che è? A me che di sti spicci, di è? Si spicchi. No, ma bro, è plastica. Ah, cosa c'entra in carta? No, sono pazzi proprio. Epico dentro, ma che epico. Ma che epico. È una sorpresa di merda. No, non sa di un cazzo. Raga, non sa di nulla. Di nulla, ecco, è acqua. Non sa talmente di niente che non sembra nemmeno che faccia male. Sembra, boh, cartone. Io dico 2. Pure io, come se non avessi mangiato niente. È vero, sì, assurdo. 1. 1. Più di quello. Non lo mangerei mai più. Packaging. Cioè, figo. Gli do un 3. 4. E... Americanità 4. La salta, c'è la salta. È del cioccolato con dentro un marshmallow. Epic Inside. 5. Arriviamo al penultimo. Queste sono le Pop Tarts. Le mangeremo in due modi, però. Ne mangiamo una così, che è come la mangiano loro quando sono di fretta, o loro come merendina. Sto sbrattando. Ne mangiamo uno così, e l'altro poi lo andiamo a mettere al microonde. Prima partiamo da quello normale. Vai. Pop Tarts. Una delusione. Vabbè, sicuramente caldo sarà più buono. Cioè, sa di qualcosa di vero, di conosciuto. Tipo... Ecco, quello al microonde. Ah, ma brucia. Ah, wow. Oh. Ma è buono. Sì, ti tocca molto meno, è vero. Sono proprio bravi comunque a far ste cazzate, eh. Come diceva Emanuele, sono ludici. Cioè, veramente... Oh, ha detto una cosa? Ha detto giusta? Oggi l'ha detta giusta. Giusta. Peccato allora. Per sta bandana.
No, però dai, caldo è buono. Caldo è più buono, effettivamente. Caldo 4, perché è troppo zuccherato. È quello. Troppo zuccherato, non capisco che sia un dolce, però. Quindi gusto 4. Caldi. Caldi 5. 5, esatto. Packaging mi piace, devo dire che mi piace molto, e il blu funziona sempre, quindi io direi 4. C'è colori dell'Olanda, praticamente. Questo influisce sul tuo voto? Ti direi 4, perché più di quello non so può più, secondo me. Però 4 è un... 4. Dai, concordo, 4. E ci manca l'americanità, molto americani. E fighi, ludici, 4. Solo loro possono pensare a sta roba. Anche 4 e mezzo. 4 e mezzo. Sì, 4 e mezzo. 4 e mezzo. Dai. 5, dai. Ok. Qualsiasi roba ripiena di marshmallow. Ok, quindi questo era l'ultimo. Speriamo che questo video non vada a intaccare la nostra permanenza in forchetta. A parlare di te. Questo fa le pulizie qui, ragazzi. Non si spiega questa cosa. Bella, bella. Ciao. Adesso, la sorpresa. La sorpresa. La sorpresa. Avete presente la matriciana? La carbonara? La gricia? Scordatevi. Infatti, perché mo se mangiamo la merda. Serve un sacco di roba che non abbiamo. Non si può fare. Serve una cucina proprio. Ragazzi, non si può fare. Alla prossima, al prossimo video. Grandi, ciao. Grazie a tutti, grazie a tutti. Torniamo con un video in cui... Riguardo? No. Facciamo. Torniamo nuovamente. E torniamo con un video. No, ciao Mario. No. Ciao. E torniamo. Okay. Facciamo. Voglio rifare l'ingresso.